Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi giornata un po' particolare, reagiremo a una canzone del Festival di Sanremo, che è la manifestazione canora più importante del mio paese, l'Italia, che è avvenuta poche settimane fa. Angelina Mango, di cui parleremo, ha vinto il festival, quindi rappresenterà l'Italia al prossimo Eurosong Contest. Per darvi un'idea, nel 2021 i Maneskin hanno vinto con Zitti e Buoni il Festival di Sanremo. Hanno partecipato poi con quella canzone all'Eurosong, in rappresentanza dell'Italia, hanno vinto e sono diventati star mondiali. Questo è l'iter che avviene nel nostro paese. Il bello di questa manifestazione è che tutti i cantanti e ovviamente i musicisti suonano e cantano dal vivo. Nella quarta serata di questa edizione, i vari cantanti dovevano cantare una cover di qualunque tipo, di qualunque nazionalità, una cover. Una canzone già edita. Angelina Mango ha deciso di cantare La Rondine, che è una canzone di suo padre. Infatti, suo padre era un famoso cantautore italiano molto amato dal pubblico. La madre è anche una cantante altrettanto amata dal pubblico italiano. Cosa è successo nel 2014? Pino Mango, il papà di Angelina, durante un concerto si è sentito male ed è morto. Quindi, per lei aveva 14 anni. È stato un periodo molto difficile, infernale, dice. E adesso che si trova in questa situazione a Sanremo, ha deciso di omaggiare il padre cantando questa canzone. Sua, canzone del padre. Quindi potete immaginare, l'emozione che ci sarà nella sala, perché il pubblico che conosce la storia e amava il papà di questa giovane cantante, e anche in lei durante questa, esibizione. L'esibizione verrà con il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, musicisti eccezionali, e quindi vediamo un po' cosa ci presenta. Ah, ultima cosa, questo video presenta i sottotitoli il testo della canzone in italiano. Io vi metto i sottotitoli e il testo anche tradotto nella vostra lingua, basterà attivare i sottotitoli per leggerlo. Ovviamente la traduzione letterale è non precisa, non corretta, è solo per avere un'idea di quello che è il testo. La canzone parla della rondine, appunto, come metafora della nostra difficoltà a lasciare andare qualcuno che se n'è andato per sempre. Cominciamo a sentire questa esibizione. Subito come l'orchestra, cioè i quattro archi, sono perfettamente all'unisono con la voce, cioè alzano e abbassano il loro volume seguendo esattamente quella che è, diciamo, il tono della voce. Ottimi musicisti, ovviamente. Sentiamo un po' come prosegue. Avete sentito questo passaggio eccezionale, secondo me, a livello di arrangiamento. L'ultima frase, ma tu che ne sai dei sogni, lei ha cantato e la musica si è fermata completamente, quindi si potevano udire i rumori della sala, no? Sottofondo. E questo mette lo spettatore, soprattutto chi era presente, in una situazione di attesa, di attesa di qualcosa, perché quando l'orchestra suona, la musica suona, noi abbiamo il nostro intuito ha un'idea di cosa capiterà dopo, perché le note che fa l'orchestra, il tipo di accordi che fa, il tipo di melodia, ci fa capire che accordo ci sarà nella frase successiva. Ma quando la musica si ferma in questo modo, come se non esistesse, noi ci sentiamo sospesi, quindi viviamo questa sensazione di sospensione, che è un'emozione che si intona perfettamente a quella che è la canzone. E poi
piccolo trucco, alla fine quando lei finisce la frase e fa quel suono con la bocca, no? Senza parlare, sotto il suono del violoncello, molto cupo, che se voi notate, lo potete riconoscere in molti film, in molti thriller, quando c'è una situazione di suspense dove sta per capitare qualcosa di inquietante e quindi c'è questa tensione. Per far crescere la tensione si usa questo suono molto basso, molto tremolante, se vogliamo. Immaginatelo questo suono in un film, thriller, lo vedrete, che ha quell'effetto. E quindi molto brava l'orchestra fra questo effetto qui, perché crea questa attesa, crea questa angoscia e poi la canzone prosegue. Sentiamo. Nonostante tu sia la mia visto? Ha ricominciato la voce solo con il pianoforte e avete visto come voce e pianoforte non erano uno l'accompagnamento e uno la melodia, erano suoni molto simili sia come tono e sia come robustezza, come pesantezza, per cui era come un canto e un controcanto di voci paritarie, se vogliamo metterla così. Poi quando lei parte con la voce, che dà il via al pezzo più tono più alto della canzone, l'orchestra entra e chiaramente la sostiene, ingigantendo la sua voce di molte volte. Andiamo avanti. Ottimo, ottimo stop. Avete sentito come il pezzo è molto più cantato, quindi lei dimostra di essere anche in grado di cantare non solo con la voce sottile, ma con un tono molto più arioso, molto più ampio. La salita, la musica accompagna, poi lei fa questa discesa di nuovo dai toni più alti ai toni più bassi e contemporaneamente la musica si cala per seguirla, quindi ottimo arrangiamento anche qua. Quanto tempo ammazzerò? Bellissimo questo passaggio, avete visto come lei riprende la frase iniziale che prima ha fatto solo col pianoforte, come dicevamo, adesso si è aggiunto anche un suono più ritmico oltre al pianoforte. Perché? Perché stavamo arrivando da un pezzo molto potente come suono e quindi sarebbe stato troppo lo stacco a solo il pianoforte. Quindi con questo ritmo dato leggero insieme al pianoforte dagli altri strumenti si sostiene di più la voce e quindi il passaggio è accettabile. E poi avete visto come l'emotività anche della sala, come ha applaudito il pubblico in questo passaggio, perché si rende conto che Angelina sta vivendo effettivamente un'emozione pesante per lei, eh? Andiamo avanti. Di buono, ma non di
Scusate se interrompo, questa è la parte più urlata, come vedete sembra che faccia un po' fatica a cantare questo pezzo e ci sta, non perché non sia in grado, ma perché quando uno vive un'emozione molto forte, tendenzialmente anche i muscoli della gola si contraggono ed è molto difficile controllare l'emozione, ovviamente è impossibile per noi esseri umani, quindi lei sta facendo comunque un ottimo lavoro, però si sente che emotivamente è molto provata. Altra cosa importante, interessante per me, vedete come nella, diciamo, sceneggiatura, nella scenografia dell'esibizione, che è molto semplice, c'è lei al centro con questo vestito, e in realtà lei non si muove, c'è la telecamera, cioè le inquadrature le girano sempre intorno, con piccole differenze, ogni tanto inquadrano l'orchestra, magari la visione dall'alto della scena, ma in realtà è quasi sempre l'inquadratura che ruota attorno alla cantante, proprio come se fosse uno stormo di rondini o una presenza che la protegge in qualche modo. Quindi ottima scelta anche registica. Andiamo avanti. Ok, direi ottimo. Avete visto il finale, il pubblico poi ovviamente applaudirà. Purtroppo non abbiamo questa parte. Direi ottima la regia, ottimo i musicisti, lei brava, nonostante l'emozione, eccetera. Probabilmente è molto giovane, dovrà studiare ancora per migliorare, a mio avviso. Però, insomma, una bella promessa della nostra canzone italiana. Piccolo appunto che voglio fare adesso riguardo al festival e al perché ho scelto questa immagine. In realtà i video delle canzoni del Festival di Sanremo, dopo poche settimane dalla fine della manifestazione, vengono tolti o tagliati anche su YouTube e su tutti i social, probabilmente per un accordo tra gli organizzatori del festival e le case discografiche. E questa è un'idea mia, quindi prendetela com'è, che non vale niente, insomma, è la mia idea. Secondo me c'è proprio anche un discorso di marketing di questo tipo. È vero che le case discografiche vogliono vendere loro queste canzoni e quindi il Festival di Sanremo che le propone, diciamo così, nei social è un concorrente. Ma secondo me la verità è che per quanto qui si canti dal vivo, quindi a volte anche per la tensione della gara il cantante possa stonare, possa sbagliare qualcosa, se il cantante fa un'interpretazione discreta, qui c'è un'orchestra dietro, fatta da professionisti veramente in gamba, e quindi gli arrangiamenti e queste canzoni del Festival di Sanremo suonano molto meglio delle stesse canzoni registrate in studio e che sono di proprietà delle case discografiche. Quindi probabilmente avere questa concorrenza con versioni della stessa canzone migliore, ovviamente capite che a livello di mercato non è la cosa migliore. In ogni caso, abbiamo recuperato questo video. Sottotitoli, vi metto il link anche all'originale dove ho preso il video se volete andare a vedervelo e aspetto i vostri commenti sotto questo video, aspetto le vostre indicazioni, i vostri consigli su cosa guardare, su cosa vedere la prossima volta. Ovviamente iscrivetevi, condividete, mettete like se vi è piaciuta questa puntata e vi aspetto tutti al prossimo video. Ciao a tutti!